Un saluto a tutti, sono Natron e bentornati sul mio canale. Oggi siamo qui per continuare la nostra avventura su 13. Appunto, ci eravamo lasciati qua che bisognava infiltrarci nella base. Per l'appunto dei nemici. Porca puttana, mi hanno visto. Ah, sono qua. Bello. Beh, allora aspettate. Posso avere la pistola col silenziatore? No, eh. Allora sono già qua. È interessante la cosa, quindi non dovrebbero vedermi. Non vedi, mi ci vedrò. Quindi non bisogna passare di qua, non bisogna passare di qui, come dire. Allora, tanto bisogna andare là per forza, quindi aspettiamo che lui entri. Poi andiamo di qua. Ok. Beh, questo è stato semplice, diciamo. Ora c'è l'altro qua. Ok, quindi bisogna fare tutto quanto stealth. Ed è un po' un casotto, ed è un casotto perché sì. No, aspettiamo che entri, poi andiamo. Ah, tu fai così, prendo una scopa, vado qui, aspetto che qui l'arrivi. Ah, aspettiamo, ragazzi, non posso fare nulla. Quindi ovviamente bisogna andarli dietro, non bisogna farci vedere dalla telecamera, che spero che non mi vada a inquadrare anche in fondo, perché se mi inquadra in fondo vuol dire che non bisogna passare appunto di qua. Molto semplicemente. Provo ad andare là perché non saprei altrimenti dove andare. No, vedete, sente lo stesso. Vedi, ci vede, quindi non bisogna passare di qua. Ok, capito. Questo volevo vedere appunto questa cosa qua. Quindi bisognerà passare da di qua, per forza. Come c'è altro modo? Non ci sono purtroppo altri modi o metodi. Quello che possiamo vedere noi nelle telecamere, bellissimo. Allora, fai così. Allora, prendiamo subito questo. Andiamocene subito di qua. Oh. È un po' un bordello, ragazzi, sapete. Cazzo!
E da dove devo passare io, scusate? Ma non è che devo disattivare le telecamere? Perché quella non ci vedi e non capisco il motivo. Quell'altra sì, però. Ora mi viene anche il dubbio. Allora, facciamo entrare il solito omino là. Poi me ne vado dentro. Perché questo non ci vede estremamente. Testa di cazzo. Qui Douglas, non riesco a raggiungere neppure la reception. Ma è assurdo! Voglio sapere che sta succedendo. Pronto? Mi ricevi? Pronto? Non ti sento più. Pronto? Vedi? Però, cioè, non riesco a capire, non credo che bisogna spararli. Ci provo, ma non credo che sia la soluzione più adatta. No, infatti non serve a nulla. Bel bordello, sì, ragazzi. È un bel bordello. Ma non è che bisogna travestirci da guardo, ma non credo. Cazzo, non me lo ricordo sto pezzo. Ma non credo, che bisogna trovare il travestimento da guardia, anche perché pare. Assurda come idea, quindi proprio. Ah, lui torna. Allora, però noi non ci possiamo stare, cioè, quello che non capisco. Quindi la telecamera non ci fa nulla, a meno che non abbiamo fatto fuori il tizio lì. Allora lì ha senso la cosa, ma altrimenti io non vedo il motivo della. Perché abbiamo stordito il tizio là, secondo me lì ha le telecamere, quindi non ci ha visto e quindi non ha potuto dare l'allarme, perché altrimenti non me la spiego sta cosa io. Proprio non me la spiego. Che cazzo. Ok, ora sì che si ragiona, quindi nascondiamo tutti quanti i cadavere, prendiamo anche questa e andiamo avanti. Ok, qui qua dovremmo riuscire. Dannazione, la macchinetta del caffè è rotta. Che ci fa Sheridan SSH1 durante una campagna? Scondiamolo qui. Questa è una provocazione. Nasconditi. Posso ricordarle che fa parte della commissione sul bilancio del congresso? Chiedi dai il diritto di controllare come spendiamo il denaro dei contribuenti. Hai scelto un bel giorno per farlo. E poi dove diavolo sono le mie guardie del corpo? Tutte a dormire. In realtà. Sono tutte a dormire. Solo un secondo, Calvin. Dammi degli spiccioli. Signor Presidente, l'USAD è stata assegnata alla sua difesa per tutta la durata di Rosso. Ok. Quelle teste calde? Accidenti, ma non funziona niente in No, questo. è tutto rotto. Dovete chiamare il tecnico per Signor sistemarle. Presidente, nient'altro che la feccia della feccia raccattata da McCall. Lo so, la colpa è sempre di McCool. Povero McCool, è sempre tirato in ballo in qualsiasi situazione che non c'entra nemmeno nulla. Nascondiamoci, perché magari viene qua. Viene qui.
dovremmo poter andare a avere via libera più o meno. Ma dove cazzo devo andare io? Ancora non l'ho capito. Io però vaffanculo, mi nascondo tutti sta gente qui, eh. Allora sì, perché questa era quella che passava di qua. Quella guardia là, secondo me, e quella invece che passava, che era sempre qua di guardia al corridoio. Quindi in teoria non dovrebbe esserci più nessuno. O almeno spero. Io non so se sto facendo... sì, livello completato, bene. Obiettivi per ora non ne abbiamo, non dobbiamo farci scoprire, non dobbiamo nemmeno neutralizzare i soldati. Va bene, ma neutralizzare nel senso non posso dargli una scopata in capo e addormentarli? Alla stazione di controllo, ma non ho sentito niente. Mi sa dire che succede? Ok, passo e chiudo. Quindi nemmeno posso fare una cosa del genere, vero? Sì, sì, sì. Ah, neutralizzarli, ok, quindi ucciderli. Quindi non dobbiamo ucciderli, parlo delle povere. Ok. Niente di così grave alla fine. Infatti ci stanno mettendo un sacco di roba. Porca tara. No! Porca miseria. Va bene, dai, si rifà, nessun problema. Chissà se lo finiamo, no, ma non credo di finirlo 13. Quindi se io vado, li vado qua, faccio così, non posso ucciderlo, cioè non posso... No, posso. Ah, quindi ok, neutralizzare nel senso di ucciderli, chiaro. Va benissimo. Nessun problema. Basta non ammazzarli. Questo è un altro qua però, eh. Anzi no, lo porto qua dietro. Quindi non dobbiamo ammazzare i soldati. Vabbè, è semplice, finora li abbiamo sempre storditi, quindi... o uccisi silenziosamente, quindi non... No, sedia. Non ne vedo il problema. Eccolo, l'altro dove cazzo lo va? A tutti porto qua. Se faccio la cazzata, pazienza, eh. Ma ti lascio. Troppo tardi, ragazzi. Ci hai provato a dare allarmi, ma non ce l'hai fatta. Allora, vediamo cosa c'è. Un kit medico, buono, 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 che ci fa comodo. Armi che mai puoi mettere una sparatoria a questo livello. Ci sta. Ci sta. È tipo ora di mettere una sparatoria, mi sa. No. Non ci scoprono. Oh, sì. Quindi, nuovo obiettivo. Gli USAD hanno controllato il presidente. Dobbiamo liberarlo, quindi questa missione è diventata da missione stealth, vaffanculo, alla ricarica, è diventata una missione di liberare un ostaggio, quindi bisogna, quindi fanculo lo stealth e bisogna ucciderli tutti quanti. Ma te bello ti faccio venire qui, che cazzo. Ok. Numero 13. Chi sei? Sì. Aiuto! Standwell! Dove cazzo sei Standwell? Tipo così. Magari miro bene, sarebbe... bisogna... mi devo curare immediatamente. Ok. Dove cazzo arriva ora però Standwell? Di qua? No, dov'è? Quindi un altro della cospirazione, ragazzi. Dell'organizzazione. Però, che stai là? Ma se sei morto, ragazzo. Porca puttana, però ora dovevo ricaricare. Dai, 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 morto. Chi combatterà per la causa? Ma per ora intanto ti muori. Poi chi rimane ci penso io. E lui era il numero 3.
Quindi ci stiamo sempre di più avvicinando al numero 1, manca il numero 2 e il numero 1 alla fine. Sostanzialmente è questo. Quindi manca il numero 2 e il numero 1. Sospendete le operazioni prima che sia troppo tardi. Protegge il presidente e affida un soldato. Vuol dire, devo prenderlo e portarlo da qualche parte. Io me la porto dietro. Tanto c'è la pistola, posso anche utilizzare la mitraglietta nel caso mi devo difendere. Quindi abbiamo fatto fuori il numero 3 e ne rimangono due. Quindi il prossimo in teoria dovrebbe essere il numero 2. Oh, c'è poi l'ho aggiunto. Buono, buono, buono. Buono. Ah, li hanno catturati tutti e tre. Ma vaffanculo, ti mi spari. Mamma mia, bene sta cosa, ragazzo. Come mai si è popolato così sto posto? Improvvisamente. Cioè non aimbot questi avversari che è allucinante, ragazzi. Comunque, simile a cazzo ovviamente non muore. Fin lì non ci piove. Simile a cazzo sarà difficile che muoiano gli avversari. Bisognerà venire di qua, non lo so. Oh, forse. No, bisogna andare di qua. Ok. Ah, il presidente! Vabbè, pensavo che era quello. Lasciamo stare, sono rincoglionito. Lasciamo stare, infatti non capivo l'obiettivo, il senso dell'obiettivo. Medikit non ce n'è, no. Look at Rome. Chiudiamo. Ok, abbiamo soltanto un kit. Vediamo se qua c'è qualcosa. A parte non si può aprire nulla qua. Sì, ho visto l'armadietto, la vado a controllare. Vedo un attimo se qua. No, ma non credo che qua c'è roba da aprire. Oh. Attimo, sparo con la pistola. Che cazzo devo dire? No, fanculo. Niente, ok. Dove devo andare ora, scusate? Mi è sfuggito qualcosa. Almeno che non c'è un passaggio qui che io non ho visto. Ah? Ah no, ok. No, qua sembra che non c'è niente, quindi andiamo via. Ricontrollo qua, ma non credo. E allora bisogna andare di qua. Per forza. Comunque siamo messi abbastanza bene, dai. Siamo messi abbastanza. Ma non devo venire di qua. Dove devo andare, scusate. Allora abbiamo preso. Oh, bisogna portare anche qui lui con noi. E allora ha senso la cosa, perché altrimenti non mi fa andare avanti, quindi non riesco a capire. Va bene, io me lo porto dietro, se poi non dovesse servire a nulla, torno indietro. No, invece, quanto pare serve. Ah, infatti era il colonnello, allora avevo capito bene che dovevo portarlo da un soldato. Ok. Salve. A lei. Presidente, il colonnello che hanno tradotto male, dai. Accedi al checkpoint, hanno tradotto palesemente male.
Allora, io lancio una granata, vediamo se ha effetto. Bello! Oh, un colpo incredibile! Che sono riuscito a ucciderlo. Soprattutto stai buggando lì mentre sto correndo, vabbè. Questo con questo per forza, ragazzi. Esce fuori, io lo uccido. Uno è morto e l'altro. Io comunque mi curo, per sicurezza mi curo. L'USAD sta preparando un colpo. Stanno aspettando da Calvin Wax l'ordine di attaccare. Ok, dobbiamo fermarli. Vabbè, li fermiamo, cioè, dov'è il problema? Grazie, grazie, molto gentile. Farò rapporto al colonnello Amos. Ok, Wax è il numero uno, l'abbiamo preso. Quindi Wax è il numero uno, quindi abbiamo capito finalmente chi è il numero uno. Ultimo, nuovo obiettivo e unico obiettivo: salva l'operazione rosso globale. Quindi bisogna salvare questa stramaledetta operazione. E sarà un bordello, immagino. Ehi, ma è il colonnello Marshall laggiù. Aiuto! Tirateci fuori! Oh, salve, come va, presidente? E vabbè, si uccidono, dov'è il problema? Mi pare così, intanto. Ora sì che si ragiona. Porca puttana. Un sacco di roba, di munizioni. Sì, mi sa che questo è proprio l'ultimo livello. Diciamo. E quindi, ragazzi, cerchiamo di terminare il gioco con questa puntata. Porca troia. Le squadre d'assalto sono in posizione alle basi strategiche. Preparatevi a dichiarare lo stato d'emergenza. Quando darò il segnale, ordinerete a tutte le unità USAD di assumere il controllo delle basi. E mai qua ci lascio la pinne, ragazzi. Allora, un attimo di concentrazione, che è veramente, porca puttana, pericoloso. Numero 13, ascolta, possiamo ancora negoziare. No, ma vaffanculo, non voglio negoziare con te, ti voglio ammazzare, cazzo, non ho ancora capito. Allora, quello posso ucciderlo con la pistolina. La troia. Ok. Beh, abbiamo una granata almeno nel. Io sono andato a casa e sto ammazzando chiunque. Generale, qui Wax. Ma è lui il numero uno. Oh, finalmente lo vediamo in faccia. Moriremo insieme. No, sarai tu a morire. E con noi l'identità di numero uno. Niente potrà impedire. Sì, ma se muori tu non ha molto senso la cosa, cioè. Ah. Cazzo. No, era il numero due, lui. Ah, quindi non era il numero 2. Cioè non era il numero 1, era il numero 2. Ho capito. Quindi ne manca uno. Sostanzialmente ne manca uno. E bisogna liberare gli ostaggi. Se siamo arrivati comunque ormai alla fine del gioco, ma è privo di conoscenza. Codice d'accesso per la sala di comando dei missili è segreto. Scoprilo e interrompi la procedura. È la tua unica chance. Ok, dammi tempo, ragazzo. Allora, qua no, di che stiamo andare?
Allora, libera gli ostaggi, quindi penso che dobbiamo devo tornare indietro, tipo. Quindi ne manca uno alla fine. Manca questo benedetto numero uno che non sappiamo ancora chi è. Purtroppo. Ci sono 2000 megatori pronti a esplodere. Yuhu! Forza! Dobbiamo lasciare la base! Troppo tardi. Dammi il codice d'accesso, presto. Quale codice? Dì che non ce l'hai. Di qua. Ah, cioè, ci fa anche saltare in aria, vedi. Porca miseria. Dove è stato Raffini? Ah, giù in fondo. Sparito così dal nulla. Dai, dai, su che ci stiamo per esplodere. Qual è il codice? No, se lo ricordo, ma si può succedere poi nella situazione. Caso che mi ricordo nemmeno fra poco il mio numero di cellulare, fra poco mi vado a ricordare un codice del genere. Dai, dai, che sta per scoppiare tutto. Lo so. Via. Livello completato. Quindi annulla l'autodistruzione della base. Io non so se questo livello sarà corto, non mi ricordo se è corto o lungo questo livello. Noi ci proviamo, al massimo finiamo tutto il prossimo episodio, ma credo che... Fase iniziale procedura di distruzione. Ma credo che siamo comunque arrivati alla fine, quindi magari sarà un pochino più lungo questo livello. Ok, quindi velocemente andiamo. No, cazzo, andiamo di qua. Altre munizioni, ma a parte siamo messi abbastanza. Ah, abbiamo il tempo, cazzo. Non l'avevo mica visto io. Non avevo mica visto che c'era il tempo. Ok, abbiamo poco più di un minuto. Ma sembra comunque che è un po' inutile, diciamo. Così non va bene. Dai, 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 sì che va bene, cazzo, che ce la facciamo, giù. Procedura di distruzione avviata. Dai. E qua? Non manco per il cazzo. Allora, non lo so dove... Ah, eccolo qua. Dovevo pigiarlo, questo affare. Io armi non le prendo, si perde solo tempo e basta, così. Cioè, anche perché se bisogna fare tutto di corsa. Quanti cazzo di missili ci so? 1, 2, 3, 4, 5, boia. Un secondo, qua bisogna... Allora, lasciando perdere tutto, che tanto a armi siamo messi bene. Più che altro per le conquiste e basta, proprio per sicurezza, ma non me ne frega nulla, prendo anche questo. Ok. Allora, quello non bisogna toccarlo, quindi bisogna fare altro. Chiaro. Ah, qua no. Così non va bene. No, allora secondo me bisogna andare qua. Perché te vedi l'utile che mettono tutte queste porte da scassinare, ti fanno perdere tempo. Ecco qua, infatti, vedete. Ah, bisogna distruggere sti affari, ok? Ma a questo punto, scusate. Oh, bene, ce l'abbiamo fatta.
Torna all'uscita, ce l'abbiamo fatta, quindi non dovevo pigiare il tasto lì che ha attivato la distruzione della... Però nel dubbio io mi vado a ricaricare di armi. Non si sa mai cosa potrebbe succedere nel mentre, magari... Cioè, se abbiamo finito, abbiamo finito, poi ti arriva il mondo addosso ed è un fango. Ma non credo, comunque. Comunque, salvo. Già, ora mi ricordo perfettamente. Bisogna andare di qua, comunque. Bisogna scendere da di qua, ragazzi. E io mi prendo già la minigun. E voi dite perché ti prendi la minigun? E ora lo vedete. Ora lo vedete perché. E ora anche. Ora lo vedete perché. Forse avete già intuito. Salve numero 13. Ho preferito... La mangusta in persona. Non credi sia giunto il momento di mettere la parola fine alla nostra relazione? E quindi la mangusta in persona cerca di fermarci. Mangusta. Ovviamente io cercherò... Guarda che sono lento io. È bello resistente lui comunque. No, sono troppo lento. Sono... Però l'ho preso. Sono troppo lento, cazzo. Gente che vola di sotto, va benissimo. Jones, intanto che ci difende. Dove cazzo andare? Sorpresa! Addio. Vabbè. Porca puttana. Allora. Intanto avevamo preso tutto. Io salvo anche, guarda. Tanto ormai abbiamo terminato il gioco. Allora, curiamoci di nuovo. E siamo pronti per la battaglia. Salve numero 13. O preferisci Jason? Non credi sia giunto il momento di mettere la parola fine alla nostra relazione? Sì, ragazzo, sì. Quindi bisogna ucciderlo. Parla molto molto poco e semplice, quindi lo vedrà di qua. Quindi... Cazzo! Che male ha fatto? Ma non no. No. Ma fa un male cane, ragazzi. Oh. Fa un male cane. Un regalino da numero uno. Puttana, ci ha ammazzato? Bello. Bello, bello, bello. Allora, prima di fare ciò, andiamo a rifornirci di armi e tutto quanto. Cazzo, che sono preso. Che tanto ci servono. Ci servono contro di lui per forza. Peccato abbiamo preso un kit medico che fa comodo. E adesso andiamo. Quindi bisognerà affrontarlo a distanza. E sarà lunga la battaglia, mi sa. Quindi non possiamo andarli vicino, perché ci ammazzano i due colpi.
messaggi distanti. Quindi riparandoci dietro questi razzi. Salve numero 13, o preferisci Jason? Non credi sia giunto il momento di mettere la parola fine alla nostra relazione? Ah, tu lì sta dietro il razzo, quello là principale, no? Ecco, quindi mi metto qua e appena lo vediamo gli sparo. Come si fa qua prima che di voi? Non so. Ma fa male, cazzo. Allora, calmiamo. Ma così forse lo prendiamo. Il problema è che ci fa un sacco di male, quello è il problema. Carica, ma non volevo dire qualcosa con le parole. Bastardo che mi viene a stare qua. È una battaglia tosta questa, ragazzi, io non so se riesco a farcela, comunque, perché è tosta veramente. Ah, il bello è che lui ci prende a prescindere. E lui ci prende. Lui ci prende lo stesso. Cazzo, è quello il problema. Ora, io mi curo di nuovo. E vediamo di riuscire a... Sorpresa! Però questo l'ha accusato, bastardo. Questo l'hai accusato. Sorpresa! Anche questo l'ha accusato. Bene. Sorpresa! Bene, vieni, tanto vieni. Pezzo di merda, vieni là di là. Allora, Fede, parlami stesso, non fare cazzate, non fare cazzate, è quasi morto, aspettalo qui con calma e poi attaccalo, non fare cazzate, non ti rovinare il coso, perché altrimenti vaffanculo, è inutile praticamente. Oh, bene, sei morto, maledetto. Sei morto, maledetto. Mancherà davvero quel bastardo. Voglia, quindi state qui come piove gente a caso. Quindi dobbiamo uscire di qua. Ora però qual era il... Ah, exit, ok, di là. Bene. Bene, 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 ce l'abbiamo fatta. Posso curarmi, ma tanto non credo che ha molto senso. Ma io mi curo lo stesso. Non si sa mai cosa potrebbe accadere di nuovo. Nel dubbio io mi curo. Oh, ciao Jones, come stai? Grazie a Dio sei vivo. Ti ha visto. Ok, andiamocene. Era anche l'ora, direi. Congratulazioni, brutta carogna. Oh, grazie, grazie. Tutto grazie. Ok, Wally. È davvero finita? Non proprio. Metterci la testa. Ma no, manca ancora il numero 1, a meno che non è nella mangusta il numero 1. Questo ancora, noi non lo sappiamo. Però abbiamo completato il livello, ragazzi.
1925, eccolo qua, alle ore 20 a New York. Alle 8 c'è sempre la partita di Jason Fly. Noi abbiamo percepito l'emozione trapelata dal discorso del presidente Walter Sheridan e spero che tra qualche istante Wally possa concederci un'intervista. Linea allo studio. E questa era Wendy McGill per CBN News. Tienici aggiornati. Venga a dire che non ho informazioni sul mio passato, generale. Quando ti ho reclutato non ti ho certo chiesto il curriculum. Ho sempre ingaggiato i miei uomini per le loro capacità e tu avevi una marcia in più. E Jones? Mi è sempre piaciuta la sua discrezione. Prendi, anche lei è invitata. Ah, potrebbe sapere qualcosa. Quindi andiamo ad un party, ragazzi. New York. Andiamo su party, andiamo ad un party su uno yacht. Eccolo qua. Salviamo. Vedi succedere qualcosa. Ed eccolo qua, Jason Fly, il nostro eroe nazionale. Hai visto? È un grande onore. Addirittura. Ah sì, è Jones. Eccolo qua. Che ne dici della mia nuova uniforme? Allora? Baby, è terribile. Lo so. E tu che hai fatto? Ti sei rasato senza lama? Perché che è successo alla mia faccia? Tutta pronta, come sempre. Lo so. Frega niente, eh? Ah. Carrington non vede l'ora di parlarti. Vai da lui. E poi vieni da me. Ah, ok, va bene. Quindi andiamo da Carrington. Ormai, ragazzi, questo è l'ultimo. L'ultima. Credo che siamo alla fine. Veramente, ormai dobbiamo solo trovare Carrington. Che ha, eccolo qua. Ah, eccolo. Ehi, dov'è il tuo smoking? Salve, Fly. Finalmente ci incontriamo in circostanze migliori. Eh già, direi. Che cazzo succede ora? Madonna, i fuochi d'artificio, dite vai, ora ci attaccano, almeno così siamo a posto. Belli, belli. Perché tu tieni la mano sempre nella tasca? Perché tieni una mano? Perché lei tiene una mano nella tasca? Già, trovo Wally Sheridan, quindi dobbiamo andare a cercare dove cacchio è finito. No, il presidente. Abbassati, non riesco a vedere. Dove cazzo è finito? Ah, Wally. Perché sei entrato qua? Wally? Dove cazzo è finito? Wally? Che cazzo sta piangendo? Ti prego, Wally! Ridammi mio figlio! Avevamo un accordo, Kim! Wow. Sta picchiando. Hai avuto una chance per liberarti di 13, perché non l'hai sfruttata? Ma... Qui è la mangusta. Ripeto, qui parla la mangusta. Numero uno, mi ricevi? Non dirmi che... Qui numero uno, ti ricevo forte e chiaro. Lo vedi? Chi è il numero uno? Dimmelo presto! Non gradisce i fuochi d'artificio, signor Fry? Ah. Cazzo. E così finisce il gioco. Quindi
incredibile, ma vero, il numero uno era niente poco di meno che William Sheridan, il fratello, nonché il futuro presidente degli Stati Uniti. E così finisce il gioco. Finito. Cioè, è strano, non so, finisce con questo cliffhanger allucinante che rimane a bocca aperta per dire che cazzo è successo, come lui è il numero uno, ma porca miseria, com'è possibile? Infatti anche la zona dove eravamo appunto era la stessa del flashback. E stranamente non c'è mai stato una fine, almeno nei videogame, nei videogiochi. Poi sicuramente nel fumetto continuerà e ci sarà una conclusione. Io non l'ho letto. Ora, con il disastroso remake che hanno fatto, che non so attualmente in che situazione è, perché non mi sono più informato, forse nel remake hanno voluto dare una vera e propria, un vero e proprio finale al gioco. Io sinceramente, più che farne un remake con una fine, avrei fatto un seguito piuttosto che un remake, che è un po' inutile. Se è proprio venuto fuori in quelle condizioni, no, anche perché costicca 40 euro, cioè anche che costa tipo 15-20 euro come tanti remastered e tanti remake. Insomma, remake, vabbè, Resident Evil sono cose di 60 euro, ma Resident Evil sono di un altro livello di produzione rispetto appunto a 13. È bello, a me è sempre piaciuto, quando l'ho giocato all'epoca su PS2 mi ha divertito, è molto carino e appunto in questo punto stile molto fumettoso con tutte le onomatopee da fumetto mi è sempre piaciuto. Ha una certa difficoltà perché appunto devi trovare i kit per curarti, devi ha una certa difficoltà nel combattimento appunto con i nemici, visto che i nemici appena ti vedono ti sparano in 2 secondi, che quasi sembrano che hanno la aimbot. Però mi è sempre divertito, mi è sempre piaciuto rigiocare alcuni livelli e cose del genere. Poi appunto c'è anche il multiplayer, che puoi giocarlo sia con amici che con i bot. E quindi c'è anche un modo in più, diciamo, per poterlo giocare. C'è qualcosa in più da fare oltre che la storia della campagna. Peccato che finisca così, che non gli hanno mai voluto dare una fine. Non hanno mai voluto dare, che ne so, un'espansione che magari lo va a terminare. Magari che non c'entrava nulla col fumetto, però che completasse, che partisse da questo punto e poi si dava una conclusione appunto decente. Chi avrà comprato, chi comprerà, magari chi vorrà comprare il remake, sicuramente me lo saprà dire. Io non credo che lo andrò a comprare, a meno che non sarà sceso sotto veramente, veramente, veramente tantissimo. Quindi non si è scontato di tipo 90-95% e sia almeno decente da giocare. Il video è anche durato abbastanza. 2003, ragazzi, questo è un gioco del 2003, pensate un po'. Porca miseria, del 2003, quanto cacchio di tempo, più di 10 anni fa. E un gioco, il gioco originale di più di 10 anni fa, è molto più godibile, molto più giocabile, molto più divertente rispetto al remake che è uscito quest'anno. Ora voi mi dovete vedere come cavolo hanno fatto con le tecnologie, con tutte le cose che c'è ora, a fare un disastro del genere nel remake. Io non lo so, alcune volte io mi meraviglio dei giochi che escono oggigiorno, che ti fanno uscire giochi con, per carità, con idee anche molto interessanti, molto carine, nei remake remastered, che te le fanno pagare uno stonfo di soldi, però fanno cagare, cioè fanno veramente cagare. Quindi cos'è che fanno? Ah sì, scusateci, ci scusiamo per, come hanno fatto appunto con il remake di 13, no? Appunto, ci sono scusati, dire ci dispiace che è venuto fuori questo disastro con tutti questi problemi, lo andremo a correggere. Sì, ma intanto il gioco costa 40 euro. Te mi stai vendendo un prodotto che è un alfa, è semplicemente un alfa, e te mi stai promettendo che col passare del tempo lo andrà a sistemare e lo renderai giocabile, o quantomeno decente, con il tempo. Poi chissà se poi lo farete davvero oppure no. No, tanto ormai oggigiorno i videogiochi funzionano così, no? Se non è una cosa sicura, come Resident Evil, la saga di Resident Evil, che dice vabbè, l'hanno fatto così, però è finito, è completo, va bene,
o Doom, tipo Doom Eternal, che l'ho finito di giocare tra l'altro in l'ultimo Doom, in questi giorni, che appunto lo paghi tanto. Vabbè, io ovviamente l'ho preso con l'impasto dell'Xbox, ma comunque che comunque lo paghi tanto, però sai che è un signor gioco, proprio un signor gioco con la S maiuscola, fatto veramente veramente bene, che ha un inizio e ha una fine. E allora va bene, ma mi vai a far pagare 40 euro, che ci sono molti altri titoli molto più belli, molto più interessanti, sicuramente del remake di 13, che costano uguale, ma anche 10 euro di più, e che valgono, cioè sono, valgono mille volte di più del remake. Ed infatti questo problema del remake cos'è che ha fatto? Ha fatto sì che sono aumentate le vendite di questa versione, sono aumentate le vendite dell'originale a causa del remake disastroso che hanno fatto. Peccato, veramente un'occasione secondo me veramente, veramente mancata. Peccato veramente. Ma vabbè, chissà se lo giocherò, lo vedrò un giorno. Quindi io vi ringrazio se avete visto questa serie, la serie di 13. Se il video vi è piaciuto lasciate un commento, mi piace, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, attivate anche la campanella per ricevere tutte le notifiche. E noi ci vediamo nel prossimo video sul mio canale. Ciao!